credo che sia ragionevole sottolineare come al primo posto fosse collocata l'Ucraina, che rimane al primo posto nell'agenda europea, dopo il mutamento del suo volto che la sciagurata aggressione della Federazione Russa ha determinato nel nostro continente. Abbiamo ribadito, come tutti hanno detto, lo ripeto anch'io, l'esigenza che l'Unione mantenga con determinazione e compattezza nel sostegno all'Ucraina. Abbiamo naturalmente ribadito all'auspicio che si possano creare condizioni di un processo di pace, che naturalmente deve essere giusta e quindi basata sulla sovranità dell'Ucraina e sul rispetto delle regole del diritto internazionale.